Cantiamo insieme l'inno 486. Apri il tuo cuore a Gesù. Per un momento di preghiera. Grazie al Signore per il privilegio di questo momento di comunione fraterna, grazie per il dono della vita, grazie per il dono del sabato, grazie per il dono di questa famiglia spirituale. Accoglici il privilegio di vivere questo sabato celebrando il tuo nome e dando lode a ciò che tu hai fatto per ognuno di noi già dall'eternità. Ti presentiamo questo reclamando il battesimo dello Spirito Santo in questo momento di ascolto della parola in Cristo Gesù. Amen. Ci sono nella Bibbia diverse domande. Intanto la prima domanda che questa mattina voglio condividere con voi è: state bene? Non mi sembra così entusiasta la risposta da poter dire sì, stiamo veramente bene. Prego, fratello Martello. Bene. Ecco, questa mattina vorrei invitare voi che siete qui, coloro che ci seguono attraverso gli strumenti moderni della comunicazione, a concentrarci su una domanda per vedere quello che ruota attorno a questa domanda e quello che provoca questa domanda. Siamo nel libro degli Atti, al capitolo 7. Il giovane, forse giovane, diacono Stefano è stato invitato a prendere posizione e a fare una dichiarazione di fede. Ha avuto difficoltà nelle ultime settimane nel svolgere il suo lavoro. Il sommo sacerdote lo ha convocato e in Atti 7 al versetto 1 il sommo sacerdote dice quanto segue. Allora il sommo sacerdote gli disse: stanno queste cose proprio così?
dinanzi alle accuse, alle minacce, alle false testimonianze, a una testimonianza esemplare ma scomoda di Stefano, il sommo sacerdote gli chiede, davanti al Sinedrio, davanti a tanti testimoni, ma le cose, Stefano, stanno veramente così? E Stefano mette ordine alla sua risposta. Cerca di raccogliere una serie di risposte che possono dare valore alla sua testimonianza, al lavoro di diaconie che sta svolgendo nella mensa di questa setta chiamata della Via, che da alcune settimane lavora tutti i giorni in quella città. Ed è interessante cercare di cogliere quali risposte o quali argomenti storici Stefano sceglie per rispondere a quella domanda. Una domanda che potremmo anche sentirci e ricevere noi oggi, ma le cose stanno proprio così? Vorrei invitare quindi una ragazza, credo che sia una Raboni, a poter condividere questo testo che troviamo nel libro degli Atti, al capitolo 7, dal versetto 22 al versetto 35. Atti 7, dal 22 al 35. Ascoltiamo. Così Mosè imparò tutte le scienze degli egiziani e divenne un uomo importante, sia per quel che diceva, sia per quel che faceva. Quando giunse all'età di 40 anni, Mosè sentì il desiderio di conoscere la sua gente, il popolo di Israele. Andò da loro e vide uno che veniva maltrattato da un egiziano. Lo difese e per vendicarlo uccise l'egiziano. Mosè pensava che i suoi fratelli di razza avrebbero capito che per mezzo di lui Dio intendeva salvarli dagli egiziani, ma essi non capirono. Il giorno dopo si presentò in mezzo a loro mentre stavano litigando e si dava da fare per metterli in pace. Diceva a loro: «Non sapete che siete fratelli? Perché mi insultate tra di voi?» Ma colui che stava maltrattando il suo vicino lo respinse dicendo: «Chi ti ha fatto capo e giudice sopra di noi? Vuoi forse uccidermi, come ieri hai ucciso quell'egiziano?» Sentendo queste parole, Mosè fuggì e andò ad abitare nella terra di Madian, e là ebbe due figli. 40 anni dopo, quando era nel deserto del monte Sinai, gli apparve un angelo tra le fiamme di un cespuglio che bruciava. Mosè rimase stupito per questa visione, e mentre si avvicinava al cespuglio per vedere meglio, udì la voce del Signore che diceva: «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». Tutto tremante, Mosè non osava alzare lo sguardo, ma il Signore gli disse: «Togliti i sandali, perché il luogo in cui stai è la terra santa. Ho visto il mio popolo duramente maltrattato in Egitto, ho udito i loro gemiti e sono venuto a liberarli. Ora vieni, voglio mandarti in Egitto». Quest'uomo, Mosè, è colui che gli israeliti avevano rinnegato, dicendo: «Chi ti ha nominato capo e giudice?» Proprio lui, Dio, ha mandato come capo e salvatore per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel cespuglio. Grazie. Ecco una delle argomentazioni che Stefano sceglie per rispondere alla domanda del sommo sacerdote. Stanno proprio così le cose? È interessante notare che fra i vari argomenti che Stefano sceglie per dare testimonianza della sua esperienza di fede e del suo servizio, Stefano sceglie di parlare di Mosè. Fa quindi memoria storica, racconta un episodio identitario, dà valore a Mosè come capo, padre e fondatore del popolo ebraico e presenta sicuramente un elemento non divisivo. In questo contesto spesso noi presentiamo nelle comunità degli elementi divisivi,
il rapporto delle posizioni che si prendono. Ecco, Stefano, nel rispondere a quella domanda, ma le cose stanno proprio così, presenta ciò che non è sicuramente divisivo, questo filo rosso della storia del popolo di Israele. Ma andiamo al testo di Esodo e cerchiamo questa mattina di dedicare alcuni momenti per riflettere su questo episodio che sicuramente tutti quanti noi conosciamo molto bene. Esodo capitolo 2. E vorrei che noi ci potessimo soffermare su alcuni, su due versetti che ci danno due pennellate e ci presentano uno stile di vita, ci presentano alcune scelte fondamentali che Mosè fa in quei 40 anni che vive nel deserto, al servizio del sacerdote Ietro. Capitolo 2 dell'Esodo, leggiamo insieme il versetto 22, Esodo 2, 22. Poi Sefora partorì un figlio che egli chiamò Gersom, perché disse: io sono straniero, io sono forestiero in terra straniera. Ecco, ecco questo primo ritratto, questa prima immagine, questa prima ferma immagine di Mosè. Gersom. Mosè chiama il suo primogenito Gersom, che vuol dire: io sono forestiero in terra straniera. E tutte le volte che chiamava Gersom, lo chiamava lui, lo chiamava la madre, lo chiamava la zia, lo chiamava lo zio, lo chiamava il nonno, Gersom, c'era questa parola che echeggiava nel contesto di quella famiglia: io sono straniero, io sono forestiero in terra straniera. Ecco, quei 40 anni sono stati per Mosè vissuti nella provvisorietà del tempo. Mosè è rimasto lì ben 40 anni, non un mese, non 4 anni, ma 40 anni. 40 anni in Egitto, 40 anni nel deserto, 40 anni che diventano per Dio l'occasione di fare con questo uomo educato alla corte di Faraone qualcosa di grandioso, di straordinario. Io sono forestiero in terra straniera. Nella prima epistola di Pietro, al capitolo 1, l'apostolo Pietro dice, prima Pietro 1,17: e se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Anche noi siamo forestieri in terra straniera, o siamo solidamente stabiliti? Ci siamo posizionati con elementi, con organizzazioni, con sistemi che ci sentiamo più o meno padroni di questo pianeta. Ecco, Mosè ha fatto una scelta e questa scelta l'ha anche marcata dando il nome al suo primogenito, Gersom. Io sono forestiero in terra straniera. Anche noi siamo forestieri in terra straniera, la nostra casa è altrove. Il nostro progetto definitivo, ultimo, è altrove. I nostri pensieri, la nostra visione, le nostre passioni sono per un mondo che va soprattutto altrove. Io sono forestiero in terra straniera. E questo ci dà già una prima pennellata della caratteristica della precarietà, della provvisorietà vissuta da quest'uomo con la sua famiglia per 40 anni a Madian. Secondo elemento indicativo, capitolo 3, versetto 1. Mosè pascolava il gregge di Ietro, suo suocero. Quando leggo questo testo, subito la mia mente va a Giacobbe, che dopo 14 anni aveva più pecore di suo suocero Labano, che è diventato più ricco di Labano, che ha avuto una strategia
Giacobbe vuol dire colui che inganna, che ha ingannato, è stato ingannato da Labano, ma ha anche a sua volta ingannato Labano. Ecco, Giacobbe diventa proprietario di un gregge più numeroso del suocero. Mosè, dopo 40 anni, continua a pascolare le pecore del suocero. Un'altra scelta di vita, una scelta che ci indica chiaramente che Mosè era consapevole che da un momento all'altro sarebbe potuto essere chiamato per andare altrove. Non ha fatto investimenti particolari. Ecco, in questo Mosè, in questi due elementi che possono anche essere letti negativamente, come possono anche essere letti positivamente, dal punto di vista cristiano sono solamente due elementi che caratterizzano in maniera positiva l'atteggiamento di questo uomo che oramai ha 80 anni, qui qualcuno ha 80 anni, qualcuno li ha superati come zio Urbano da poco, quindi a 80 anni continua ancora a pascolare le pecore del suocero, che forse aveva più di 100 anni. Ecco un'immagine interessante. E sempre Pietro ci dice qualcosa di interessante su questo elemento. Lo troviamo nel testo, sempre in Prima Pietro, quindi vogliate seguirmi nel leggere questo, al capitolo 4 di Prima Pietro, leggiamo al versetto 10: ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. E poi l'apostolo Pietro aggiunge: come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Ecco, noi siamo chiamati ad essere amministratori. Mosè ha fatto una scelta di stile di vita che merita sicuramente da parte mia e da parte nostra una certa attenzione. Vogliamo adesso fare un passo in avanti e vedere di cogliere qualcosa di particolare da questo incontro. Riprendiamo da Esodo, capitolo 3, versetto 1. Ora Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e gli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb. Primo elemento interessante: questo uomo che ha 80 anni ha già una conoscenza di quella che è la montagna di Dio. Dopo alcuni anni andrà in cima a quella montagna quando Dio gli consegnerà i 10 comandamenti. Ma già in questo contesto, in questo momento, Mosè ha una cognizione della sacralità di quel luogo. E con il gregge va oltre il deserto per andare verso quella montagna. E cosa succede? Versetto 2. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un roveto. Mosè guardò ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. Che alberi possiamo trovare nel deserto? Forse anche delle palme in un'oasi, forse anche degli eucalipti in un'oasi, forse possiamo trovare vicino al deserto anche delle querce, come poi sarà il caso di Abramo alcuni secoli prima. Quindi nel deserto, nelle oasi del deserto, si trovano alcuni alberi, non molti, ma l'arbusto più significativo come presenza è il pruno, il roveto, che nella mentalità, nel pensiero ebraico, è un albero insignificante, non ha valore, perché non dà frutti. All'ombra di quell'albero, che massimo può essere alto un metro e mezzo, due metri, è difficile poter realizzare qualcosa per riposare, ha delle spine. Quindi nel pensiero giudaico il roveto è un albero molto piccolo, insignificante. Ora,
Ci siamo chiesti per quale motivo Dio, che usa a volte delle teofanie, delle manifestazioni particolari, questa volta sceglie il roveto? Perché non ha scelto un luogo o una circostanza diversa per manifestare la sua potenza, la sua gloria diversamente, come farà anche con Mosè più avanti? Quel roveto è lo specchio della situazione spirituale umana di Mosè. Mosè poco dopo dirà: io non so parlare, io non sono capace, io non posso andare, non mi ascolteranno, non mi obbediranno, di chi devo parlare? Quindi ha una concezione di sé estremamente ridotta. Potremmo dire anche che ha un'autostima piuttosto negativa. L'esperienza vissuta in Egitto, quell'omicidio commesso, quella fuga, quei 40 anni vissuti come forestiero, senza creare una sua propria identità familiare anche a livello di proprietà, è un segno di una scelta, ma una scelta che ha anche delle difficoltà. Quel roveto è lo specchio della sua situazione. Quel roveto è l'espressione più semplice, più banale di quello che io possa trovare nel deserto, dove spesso manca la vita, eccetto le osi. E Dio sceglie di manifestarsi a Mosè partendo da qualcosa che non ha senso. Dice Hansen Grum in un libro intitolato appunto Mosè e il roveto, alla pagina 22, il roveto è considerato dagli israeliti senza valore, inutilizzabile, come una pianta arida ai margini del deserto. Esso, dice Grum, pertanto può essere un'immagine di ciò che in noi è secco e rigido, di quanto è vuoto e appassito, ignorato e disprezzato, di quello che in noi è fallito e ferito. È fallito e ferito. Ma quel roveto, che potrebbe essere un incendio come tanti altri, noi viviamo in un contesto particolare. Si parlava ieri sera con Samuele di 140.000 ettari di bosco bruciato solo in Italia quest'anno. Un terzo del Molise è andato a fuoco. Ecco, che invece brucia un roveto o un albero o qualcosa di secco nel deserto è una cosa più o meno normale. Però c'è qualcosa che rende quell'evento normale molto particolare. E Mosè dice al versetto 3, allora Mosè disse: ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il roveto non si consuma. Quindi quella pianta, quell'arbusto insignificante che è ai margini del deserto, che non ha valore per i pastori e per nessuno, diventa il luogo in cui Dio manifesta la sua gloria, la sua potenza, non per la scelta della caratteristica dell'albero, ma per la manifestazione di qualcosa che brucia ma che non si consuma. Quel roveto, che è lo specchio della situazione di Mosè, vuole dire a Mosè: il mio fuoco purificherà anche te e non ti distruggerà, come il mio fuoco in questo momento sta bruciando ma non distrugge questo roveto. E questa manifestazione del Dio che sceglie ciò che non ha senso per dimostrare e per dire a Mosè che non c'è nulla nella vita che non abbia significato nell'economia, nel pensiero, nell'azione di Dio. Mosè che vede, che capisce, e quindi qui c'è un tratto interessante. Mosè sa cogliere il momento di quello
che sta succedendo. Si accorge che in quel fuoco c'è qualcosa di particolare. Vuol dire che sa guardare attentamente. Quante volte noi passiamo di corsa e non ci rendiamo che c'è una sorella che soffre, c'è uno sguardo che piange senza lacrime, c'è un silenzio che ferisce, c'è una ferita che fa male. Ecco, in questo caso Mosè è capace di cogliere con uno sguardo attento, si ferma, è capace di cogliere che c'è qualcosa di particolare in quell'evento. C'è qualcosa, dice il testo, di straordinario e mi devo avvicinare per cogliere meglio questa bellissima esperienza, questo evento che non è sicuramente comune. Soffermiamoci ed impariamo a guardare le cose nella sua prospettiva anche minimalista, elementare, semplice, ma con lo sguardo di figli di Dio, come dei bambini che sanno guardare attentamente il mondo in maniera capace di stupirsi e di meravigliarsi. Facciamo ancora un passo avanti. Or l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere, e Dio disse, e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. Dio che si manifesta, dice il testo, Dio che si manifesta di mezzo al roveto. È straordinaria questa scelta di Dio di prendere posto, se posso usare questa espressione sicuramente infelice e impropria, scegliendo un albero insignificante per manifestare, per parlare con Mosè. E davanti a questa chiamata, dice il testo, che Mosè risponde: ecco. Dio disse: non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Se qualche volta avrete l'occasione di andare in una sinagoga, in una moschea, vi renderete conto che voi non potete entrare nella moschea se prima non vi togliete le scarpe. Ecco, Maometto ha tratto quell'insegnamento da questo passo dell'Antico Testamento che cita nel Corano, il concetto della sacralità del luogo per la presenza di Dio. Ecco, noi crediamo che Dio non sia soltanto presente in questo luogo di culto, ma sia presente ovunque. E questo invito di Dio ha due grandi insegnamenti. Il primo insegnamento deriva dalla parola sandalo, che in ebraico è nahal, che vuol dire legare. La parola sandalo vuol dire legare. E Dio dice: sciogli ciò che hai dilegato. Quindi non è soltanto un invito a togliersi i calzari fisicamente, ma anche ad aprirsi, a sciogliere tutto quello che nella mia vita è nodo, è catena, e impedisce a Dio di parlarmi direttamente. Apriti, sciogliti, nahal, sciogli i tuoi calzari. E questa è il primo insegnamento interessante che Dio dà a Mosè, che è piuttosto sulle sue, che è piuttosto chiuso, lo vedrete e lo sapete sicuramente come risponderà successivamente ad alcune domande. Il secondo grande insegnamento è quello che succede, ed è l'invito che Dio fa a Mosè di avere con il terreno, con la terra, con la sabbia, col deserto, con la roccia, un rapporto diverso. L'invito a togliersi i calzari è un invito all'umiltà,
È un invito ad essere consapevole che noi facciamo parte del creato. È una consapevolezza di un rapporto diverso con la terra che ci ospita, che ci accoglie, che ci nutre. Avere un rapporto di intimità maggiore è, come dice Grun, un invito all'umiliazione. Camminare a piedi nudi sulla terra è qualcosa che spesso non è semplice, ma che ci pone con quel terreno in un rapporto molto diverso e direi estremamente significativo. Ed è questo l'invito che Dio fa a Mosè. Il primo invito che fa è: scioglie i sandali, togliti i sandali, apriti. E il secondo invito è quello di camminare a piedi scalzi, sempre nel rispetto, nella consapevolezza della presenza di Dio. Dio è ovunque e noi dovremmo forse camminare maggiormente a piedi scalzi per poter essere capaci di cogliere questo senso di appartenenza, questo legame, questo rapporto di intimità con la terra che ci accoglie, che ci ospita, che ci nutre, che ci educa, che ci invita ad essere parte di un progetto più grande di Dio. E allora, per andare verso la conclusione, mi chiedo e ti chiedo, perché Stefano, nel tentativo di rispondere a quella domanda del sommo sacerdote, ma le cose stanno proprio così? Quindi dinanzi alle accuse che vengono rivolte a Stefano per quello che fa, per quello che predica, per la testimonianza che dà, Stefano non parla di se stesso, ma racconta un episodio che non è assolutamente divisivo. Lo racconta al sommo sacerdote come lo racconta a tutto il Sinedrio. E questo episodio che Stefano sceglie, ne poteva scegliere tanti altri, ha qualcosa di particolare per quello che mi vuole dire. Perché Dio, che si manifesta a Mosè in quella maniera, in quel modo, in quella circostanza, scegliendo qualcosa che è fuori dall'ordinario di quello che noi pensiamo che Dio possa fare, ed è quindi il Dio che ci sorprende, il Dio che sceglie le cose che non hanno senso per dare senso alle cose insignificanti, ecco allora che Stefano vuole dire al sommo sacerdote che Dio può aver scelto e ha scelto Gesù Cristo di Nazaret, che per voi non ha senso, e da quella cosa Dio ha fatto delle grandi, ha fatto delle cose straordinarie. Quindi leggete la difesa di Stefano e individuate gli argomenti storici che sceglie, tra cui c'è anche questo. E allora, per andare verso la conclusione, siamo noi forestieri in terra straniera? Perché noi preghiamo: Padre nostro, venga il tuo regno. Siamo noi amministratori del gregge di Dio? Perché noi preghiamo: sia fatta la tua volontà, perché tuo è il regno e noi siamo semplicemente strumenti nelle sue mani. Allora, l'incontro di Mosè al roveto e la scelta di Dio di rendere importanti anche le cose quotidiane, di dare valore alle nostre cose quotidiane, è qualcosa di molto significativo per noi oggi, che molte volte cerchiamo i grandi eventi, le grandi manifestazioni, i grandi momenti spirituali, le grandi assisi, mentre il Dio che si rivela a Mosè sceglie ciò che nel deserto non ha significato, non ha valore, per dare lui valore e per aiutare Mosè a capire che nelle mani di Dio il fuoco del Signore purifica ma non distrugge. Il fuoco purificatore è lì
come testimonianza dell'azione di Dio, ma purifica, ma non distrugge. Che il Signore ci aiuti a riconoscere la grandezza dell'azione di Dio non nelle grandi cose, ma soprattutto nella quotidianità dei nostri elementi quotidiani. Ed è questo che renderà la nostra fede matura, responsabile, personale. La nostra fede sarà resa matura, responsabile e personale. Che il Signore ti dia la gioia di poter permettere che il suo fuoco possa bruciare dentro di noi alla sua gloria, ma sicuramente senza distruggere ciò che è alla sua gloria. Amen. Siamo per la preghiera finale. Signore, grazie per questa parola che ancora oggi continua a parlarci e a raccontarci della tua capacità creativa di manifestarti all'uomo nei modi più semplici, più sorprendenti e più significativi per te e anche per noi. Signore, grazie perché tu hai voluto e continui a manifestarti ognuno di noi nella nostra quotidianità, attraverso i momenti semplici, talvolta non significativi, perché tu dai senso a tutto e a ogni cosa, talvolta e spesso anche alla nostra sofferenza. Signore, ti chiedo di benedire le famiglie che noi qui rappresentiamo, di benedire i nostri piccoli, di benedire questa famiglia spirituale e di concedere a ognuno di noi la grazia e il privilegio di vivere nella comunione dello Spirito Santo e sotto la tua guida. Ogni cosa ti presentiamo, chiedendo che tu possa anche assistere tutti coloro che si adoperano per il bene in questo mondo pieno di sofferenza e di ingiustizia. In Cristo Gesù. Amen. Potete prendere posto. Anch'io voglio ringraziare il Signore per questo bellissimo messaggio. Volevo ringraziare anche Daniele. Spero di poterti rivedere presto, non fra un anno, alle prossime vacanze. E volevo ricordare a tutti noi che
lodare Dio e anche ringraziarlo delle benedizioni che ci ha elargito durante la settimana, durante questo mese. E allora fuori troverete dei contenitori dove possiamo continuare a lodare Dio attraverso le nostre offerte. Auguro a tutti voi un felice sabato, un sereno sabato, e vi chiedo di aspettare i diaconi per poter uscire in maniera ordinata. Grazie e buon sabato. Un saluto a chi ci ha seguito via streaming, un buon sabato, e non dimenticare mai che Gesù è con te nelle cose più semplici della tua quotidianità. Dio ti benedica. Thank you.